Da numero 28 di Radio Rider, amici di Radio Orte. Stai calmo, stai calmo, sei nervoso. Abbiamo appena cominciato, abbiamo... dobbiamo stare insieme molto oggi, caro Luca Buzzicotti. Buongiorno da Alessandro. Buongiorno. buongiorno, buongiorno anche buongiorno. da lui. Presente buongiorno. con la maglietta dei Beatles buongiorno. oggi. Sei sbarazzino questa sera. Eh? Oh, ci abbiamo l'ospite. Sempre... Si, eh? si è vestito elegante elegante stasera. È simpatico <ride> si, vedere, si è vestito eh? elegante come me questa sera. E buongiorno dall'altra parte del tavolo al tecnico Valerio Listanti, Fresco di maggiora, fresco Ma senza, di maggiora microfono. senza microfono, perché? Perché, eh, senza... perché come succede. Perché i nostri mezzi ci impediscono di avere quattro microfoni. Anzi, ce ne avremmo un quarto, però. Non lo utilizziamo perché fa troppo schifo. E allora abbiamo l'ospite, l'ospite questa settimana che ci è stato lungamente promesso, atteso insomma da qualche settimana che ci corriamo appresso per trovarci. Alla fine ci ha raggiunto il nostro specialista della Supermoto, il pilota di riferimento qui nel territorio di, della provincia di Viterbo. Quindi, amici ascoltatori di Radio Orte, è uno di noi, Alessandro Labate. Ciao, Alessandro, ben trovato. Ciao, ragazzi. Grazie per eh, questa opportunità di stare qui con voi. E siamo, siamo pronti? Siamo Pr pronti. Sì, per, eh, per argomentare un po' di, di, di gare, soprattutto della gara delle internazionali che c'è stato lo scorso weekend, certo, ma. Abbiamo una puntata in cui diremo lo tutto lo scibile, sciorineremo tutto, caro Buzzicotti. Solo per leggere la scaletta ci vorranno dieci minuti. Te la faccio velocissima, vai. Allora partiremo con MotoGP a Misano, poi Superbike in Francia a Magnicur Internazionali d'Italia Motocross Prestige a Pontevedra. quali Internazionali, Campionato Italiano, eh, occhio, che lì c'è concorrenza, perché sempre stranieri c'erano, eh, però non si chiamano. <ride> <ride> Supermotard. Uh... Al, a Viterbo con l'Abate in pista e notiziario che è lunghissimo. Ma poi abbiamo anche l'avventura. di Cosa chiudi? Cosa mi stracci la scaletta? Poi abbiamo anche l'avventura di Valerio Ammaggiora. Non ne vogliamo parlare. È su via. Prima canzone di Radio Rider numero 28. Amici di Radio Orte. Abbiamo scelto il messia della musica italiana. Abbiamo scelto Lucio Battisti. Nessun dolore come Pecco Bagnaia. È lunga la intro, non mi ricordo, ma penso di sì. Quindi potremo parlare una minutata. Minutata abbondante. Basta così, allora vai. Come al solito, come al solito. Se ve la volete sentire tutta quando le canzoni sono troppo lunghe, questa è la scelta. Noi vediamo lì: soprattutto oggi. No? Soprattutto oggi, che abbiamo pochissimo tempo, taglia. taglia, taglia su tutto, peggio di Mario Monti. Dunque, eh, nessun dolore, Lucio Battisti, canzone d'apertura di Radio Rider numero 28 della stagione 2023, qui su Radio Orte. Nessun dolore come Pecco Bagnaia e come Marco Bezzecchi, Tra che hanno corso, hanno corso dove sembrava addirittura che non dovessero riuscire a sopravvivere, invece, hanno fatto tutti e due una gara della Madonna. In particolare, ovviamente, Pecco Bagnaia, che ricordiamo, soltanto sette giorni è stato miracolato letteralmente per l'incidente che ha avuto in, sì. eh, in Catalogna e invece porta a casa di punti importantissimi in ottica campionato a Misano. Sì, vengono duplicati diciamo, il, il podio del sabato della sp super, eh, no, Sprint Race. race sprint è Race, è la quella superbike. superbike. E quindi va a vincere Martina davanti a Bezzecchi e Bagnaia, podio replicato anche la domenica, un Bagnaia che sicuramente esce vincitore. Morale da questa gara perché nessuno si aspettava uno che fosse in pista questa domenica, soprattutto che riuscisse a fare questi risultati, eh, riesce a limitare i danni, come abbiamo detto, su Martin, che adesso è il suo più diretto inseguitore. E quindi grande risultato. Grandissimo risultato, infatti è stato festeggiato forse anche più che se avesse vinto, davanti a tanta gente tra l'altro. C'era un bel pubblico a Misano, insomma come gli anni buoni, direi. Evidentemente funziona questa generazione nuova di piloti italiani. Io vorrei subito tirare dentro la discussione Alessandro Labbate, che sicuramente ha più esperienza di noi per quanto riguarda il mondo del, della strada. Credo tu abbia anche un po' di praticato la... La, la, la pista. velocità? Guarda, sarà, se, se sembra diciamo, il colmo, ma non ho mai provato la da, da velocità. E eh. Cosa che, che voglio fare adesso a fine anno, insomma prima che arriva l'inverno, eh, perché comunque facendo motard, diciamo, il motard è un po' l'incrocio la, la, diciamo, tra la, la fuoristrada e, e, la, e la velocità. E non, non avendo mai provato diciamo, la velocità è... È un po' una, diciamo, come si dice? una mancanza. Sì, eh, che vorrei provare diciamo, prima, prima possibile. Comunque sei sicuramente più vicino a noi rispetto a noi del, nel, al Dell mondo de, della strada, diciamo. tanto è vero che se non sbaglio hai anche una certa amicizia con Fabio Di Gian Antonio che è insomma, protagonista de, de la, eh, della MotoGP. Quindi io volevo tirarti dentro la discussione e chiederti... Eh, noi dall'inizio dell'anno stiamo qui a dire che effettivamente l'unico rivale di Bagnaia per perdere il titolo è Bagnaia stesso, perché non riteniamo che un pilota di un team satellite, come può essere Jorge Martin, ma come può essere anche Marco Bezzecchi, sia effettivamente una minaccia per un pilota di una squadra ufficiale. Beh, Bagnaia anche se adesso scherzando. dicono che Martin ha recuperato punti. Ma Bagnaia scherzando ha detto, gli hanno chiesto: ma Sei preoccupato che Martin sta arrivando? Lui scherzando gli ha detto: Ma se arriva, gli tagliamo la. <ride> La potenza, le gambe, insomma, <ride> è vero? Secondo te, sta cosa? Cioè effettivamente la Bagnaia Ha la situazione in ghiaccio in totale controllo? Oppure magari Martin alla fine, nel senso, lo scherzetto glielo può fare? Ma eh, diciamo che mh, Martin, eh, vedendo le ultime gare, insomma, fa, sta facendo un ottimo lavoro. E rivede un po' in lui Orgo Lorenzo, diciamo, come stile di guida e come, anche come precisione, vedendo lo storico dei tempi diciamo, della gara del, de, di San Marino, eh, ha, un, ha avuto un passo pazzesco. E, mh, il fatto sì, di, di Bagnaia, un, qualche mese fa, si lamentava che, che le moto satelliti andassero come la moto ufficiale. Mm, è vero. Però mh, diciamo, Ducati, come possiamo vedere, comunque negli ultimi anni ha fatto un grosso step. Eh, perché, proprio una forza di Ducati è quella di condividere tutti i dati, eh, quindi tutti i dati della telemetria, sia diciamo, da, dal team ufficiale, eh, cioè condividere anche con i team satelliti, che cosa posso... che le altre non fanno? Eh, sì, però, Ducati ha, ha molti team satelliti quindi hanno molti dati e quindi, quando hai dati, puoi fare, puoi fare prove, test e comunque far, sem far migliorare sempre di più, più la moto. E, e cosa che insomma, grazie a questa cosa Ducati è cresciuta molto durante questi anni, infatti, come possiamo vedere è diventata la moto, la moto di punta. E, quindi... e ci vanno forte tutti poi praticamente. Sì, poi dipende perché ovviamente okay, eh, abbiamo Bagnaia, eh, che ha ovviamente la moto, la moto factory, quindi c'è il massimo sviluppo. Poi nei team insomma, satelliti non tutti hanno i stessi pezzi. Eh, però comunque eh, ci sono comunque dei piloti di, di rilievo, quindi Bezzecchi, Marini, eh, che comunque vanno forte e, e stanno lì con loro. E quindi il, il, problema, il punto saliente, secondo me, di questa, di questa giornata di, di, di Misano, di San Marino, oltre al fatto che Bagnaia, che addirittura non doveva correre, invece esce con dei podi e quindi con punti importantissimi, è che il grande sconfitto è Brad Binder. Che per il secondo weekend consecutivo fa pochissimi punti, e diciamo era l'unico che aveva un minimo, una parvenza di possibilità di poter insidiare le Ducati. E invece, con questo flop totale delle ultime due gare tra Catalugna e, e San Marino, esce, esce totalmente da, dalla lotta per, per il titolo, se vogliamo chiamarla così, se si fosse, fosse riaperta. Perché scivola a e ora più di 100 a 110, punti, punti, 110, punti, a 110 di punti di ritardo. Parte vabbè Bagnaia, ma ne ha 70 quasi da, da Martin. Quindi, cioè, adesso è veramente dura anche solo pensare di andare a prendere Martin e Bezzecchi passo indietro anche per l'Aprilia rispetto alla doppietta spagnola. Quindi domanda a Alessandro è stato, come dicevano alcuni esperti, un fuoco di paglia, cioè l'aprilia in certe piste va fortissimo, in altre non va. Oppure è successo qualcosa cioè, Perché è difficile interpretare capito? Tra una pista dove domini E quella dopo dove fai dodicesimo eh, Certo diciamo che, cioè, che è normale Che comunque ogni moto ha, ha una sua pista preferita O ci sono magari delle piste Dove non con, con setting Oppure eh, proprio a livello di telaio Non riescono ad andare come, come in altre piste e comunque anche Aprilia ha fatto un bel passo avanti rispetto agli altri anni. E non, ovviamente è un progetto che secondo me funziona e ci vuole ancora un pochino, perché cioè ovviamente Ducati, Ducati è il leader in questo momento a livello di, di moto. Poi, eh, perché hanno, hanno tanti piloti, quindi hanno tanti dati, come dicevo prima. E Aprilia, sì, se non sbaglio, ha quattro moto. Da quest'anno, perché fino all'anno scorso aveva solo quattro okay, Quindi, cioè, che, si capisce bene che due moto contro otto certo. eh, cioè Praticamente, con otto moto c'hai possi... la possibilità di fare te, dei test in tutte le gare. Sì, cioè, sì. puoi usare le gare come test, praticamente. Sì, diciamo, è quadriplicato insomma, la possibilità di, di migliorare. Quindi. È <ride> eh certo, è un po' così, però, secondo me, eh, magari non sarà quest'anno, ma il prossimo si, si vedrà insomma del, del qualcosa di buono. Andiamo col pezzo, andiamo col pezzo, perché dobbiamo ancora parlare degli spagnoli a partire da Pedrosa e arrivare fino a Marquez Io voglio tirare dentro Alessandro. Dentro la, la Querel Mar Marquez il miglior risultato dell'anno. Il settimo posto di domenica a San Marino, e ho detto tutto: gare noiose della, della Moto GP. Ed è questo il motivo per cui abbiamo scelto questa canzone di Renato Zero, Emergenza Noia. E la noia! Rieccoci dopo Renato Zero ancora su Radio Rider in onda, su Radio Orte, FM, FM insomma tutti i sistemi del mondo, lo avete, ma anche in podcast volendo perché poi certo. carichiamo le puntate con Alessandro Labbate sempre qui con noi e noi lo dobbiamo tirare in ballo alla questione saliente principale della MotoGP una delle poche cose che ci fanno parlare poi effettivamente da bar di MotoGP e cioè le case giapponesi la crisi tremenda delle case giapponesi Ma prima non volevi fare un, una toccatina su Pedrosa? e Mark Marquez che ha meno punti ah, in campionato certo. di Dani Pedrosa <ride> Dani Pedrosa che ha fatto una gara eccezionale in Questa prova di pisano, due, due quarti posti, ha umiliato i suoi compagni di squadra, tutti e due, perché l'ha bastonati nettamente. Ma soprattutto, insomma, ecco, il punto saliente è che in due gare ha fatto più punti in classifica di Marquez. Quindi la riflessione che faccio a te: la domanda che devo fare per forza: Marquez è un pilota finito, o è la onda che non va nemmeno a spinta? No, secondo me Marquez, nonostante tutti gli infortuni, non è, non è, non è un pilota finito, perché ovviamente ha tanta fame secondo me. Il problema è che, che le altre case hanno fatto un grandissimo sviluppo e secondo me Honda è rimasta indietro. E, è un po' questo il punto. E il motivo me, per cui è rimasta indietro? Perché non eh, ha avuto markets? Secondo me perché allora, diciamo, i giapponesi sono abbastanza quadrati, non, magari rispetto a Ducati che, o altre, altre case. Fanno parecchie prove, parecchi test. Loro rimangono sempre abbastanza eh, decisi su un'idea. Il problema è che adesso eh, parliamo comunque che ha un compagno di squadra che è Mir, campione del mondo. Mm. E guardando le classifiche, purtroppo, eh, qua non, secondo me non si parla di piloti, ma si parla di una diciamo, un tecnica che riguarda, che riguarda purtroppo la moto. hanno è fatto Mir test, 5 punti in campionato, effettivamente, eh. cioè è terzultimo. Però guarda, ti dico: Ale, secondo me il fatto che diciamo, do, dopo, dopo qualche anno eh, non, non ci sono sviluppi, non c'è niente, il pilota si si, diciamo, si, 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 rassegna, si rassegna anche perché, comunque, stiamo parlando che una moto del genere va a 300 km/h. Se, se vediamo delle, le cadute de, 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 dei due piloti, cadono in modo assurdo, cioè cadono, che ne, impostano la curva nemmeno forzano più tanto e, e cioè, fanno delle cadute che comunque cioè, cadi una volta, cadi due volte, vediamo, vediamo Marquez che comunque ha fatto tanti infortuni sì. comunque, per sopperire il gap, il gap tecnico. E a un certo punto comunque poi dopo ti, ti rassegni e dici ok, eh, io se fa, il mio lo faccio, però se faccio, se, se non ho poi un aiuto è difficile comunque. E infatti è, è la motivazione Perché ormai si parla tantissimo Del futuro di Marquez Lui ha detto che ha tre opzioni Sul tavolo E a breve sapremo la, co, Cosa deciderà Sta trollando ci, tutti? Cioè nel senso sta prendendo in giro tutti? So, oppure ha già deciso? Ci sono, secondo me ha già deciso Comunque ci sono stati oggi i test uh, Ieri uh, lunedì e martedì Ci sono stati i test a Misano e ha detto che non ci sono state praticamente novità rilevanti come d'altronde credo anche Mir non esatto. è che, pur non essendo molto, simpa non molto simpatici tra loro Marquez e Mir su questo sono in assoluta sintonia e, diciamo. altre, e altri due piloti che hanno detto la moto è uguale a quell'altra sono i piloti Yamaha e infatti lì volevo arrivare perché Fabio Quartararo e Morbidelli Morbidelli già sappiamo che non sarà più Yamaha il prossimo anno Quartararo invece è legato ancora a Yamaha almeno per un altro anno di contratto ma ormai come dice Alessandro penso che ormai di testa è completamente è fuori dal progetto rassegnato e è un peccato perché a mio avviso è il pilota più forte in griglia adesso ma secondo te come la vedi Alessandro? Aggiungo, aggiungo questa domanda che è perfetta e altre due quindi stessa situazione anzi una che si va a integrare Quartararo è nella stessa situazione di Marquez e poi Terza cosa, dove va Marquez nel 2024 secondo te? Quarta Raro, sì, anche lui comunque parliamo sempre di, di un campione del mondo e anche loro stanno, stanno soffrendo, ma secondo me meno rispetto ad Honda. E, però purtroppo parliamo di... Cioè, cioè diciamo la MotoGP è diventata ecco, un po' la Formula 1, cioè, io sono stato comunque ospite di, a qualche gara e... C'è un, uno studio della telemetria e una tecnologia che stanno, stanno tipo mille anni avanti. Cioè fanno, sono una cosa pazzesca. e Comunque ci, ci vogliono ingegneri tecnici di altissimo livello, cioè che, che Honda e Yamaha ha, perché hanno. Secondo me ci vuole un po' di tempo, però il problema grande è Ducati, che sta veramente avanti rispetto agli altri un po' questo e Markets eh, mentre la seconda ti rispondo alla seconda domanda eh, Markets eh, diciamo, ha, ha un ingaggio diciamo, penso il più alto per quanto riguarda i periodi di MotoGP eh, che onda comunque nonostante i non risultati comunque gli, 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 gli ha continuato gli, gli a confermare li riconferma sempre eh, però il problema secondo me Markets è arrivato a un punto che i soldi non, non sono più importanti, secondo me Marquez è, è un guerriero che vuole vincere. Vuole Marquez vincere più che altro vuole questo benedetto nono titolo, sì. perché ha il suo fantasma... Come Valentino Rossi ha quello no? del decimo. Esatto, e lui, lui deve arrivare almeno nuovo. a livello di Valentino, quindi lo vorrebbe a tutti i costi, no? Sì, sì questo sì, secondo me sarebbe anche disposto a andare in team che ovviamente prende, se non, non, non la metà o, o zero ma la cosa importante insomma, è che state lì davanti quindi non hai risposto alla prima domanda che ti ha fatto Luca se Quartararo è il pilota più forte della griglia e secondo me mm, io ho un debole per Marquez proprio a livello di, di guida cioè, secondo me lui sta, sta un passo avanti rispetto cioè, che comunque il livello è sempre altissimo perché vediamo comunque Marini e Bezzecchi e, Bagnaia, comunque sono, sono cioè tutti i piloti che stanno dal, dal primo all'ultimo. Sono tutti fortissimi. Però secondo me, Marquez eh, ha un qualcosa in più rispetto agli altri. Che Secondo me, con una moto giusta, può, può fare molto la differenza. Perché, comunque, parliamo di cioè parliamo del livello più alto che esiste. Quindi, anche piccole cose fanno la differenza. E quindi, l'ultima domanda è 2024: Marquez, Honda, Ducati o KTM? Secca. E io lo vedrei molto bene con Ducati, e ci va? Però non si sa perché. Secondo te, buttamela là, secondo te che fa? Secondo, io Marquez lo vedrei molto bene con KTM, però non, cioè non saprei che dirti. No, secondo me, KTM KTM. Allora ce la, ce la segniamo Se ci azzecca lo invitiamo come fate A tutte le prossime puntate Adesso il pezzo, la musica per chiudere La MotoGP e passare In Superbike Abbiamo questo pezzo incredibile Da Disco Music anni 70 Can't take my eyes off you cioè Non ti posso mollare gli occhi di dosso E glielo dice Toprak Razgatlioglu a Alvaro Bautista perché gli ha recuperato un sacco di punti E questo significa che tra poco parliamo Di Superbike Gloria Gaynor, Gloria Gaynor amici ascoltatori, questo è proprio la, tutto il calcio minuto per minuto, gentili radioascoltatori ben ritrovati su Radio Rider, si parla ancora di motociclismo, si parla ancora di velocità ma questa volta con l'altro campionato perché si eh, è corsa non solo la MotoGP a Misano di cui abbiamo ampiamente direi toccato i temi più importanti ma adesso si parla di Superbike che si è corsa invece dove caro Bozzifatti? In Francia! a magny cur con eh, novità interessanti dal punto di vista della classifica sì, perché il turco Toprak Razetoglu riesce ad accorciare ancora in classifica sfrutta la, soprattutto gara 1 eh, sotto tonno di Bautista che chiude decimo va a vincere sia gara 1 che la Super, la super la Race super, sì, questa si chiama Super Pole cioè. Super Pol Race Bautista fa secondo nella Super Pro Race, peccato per Rinaldi perché Rinaldi fa secondo in gara 1, ma poi viene centrato da Bautista in maniera rocambolesca in Super Pro Race e quindi va in infermeria. Gara 2 invece Bautista riaddrizza un po' le cose, vince davanti al Reggie Deoglu, terzo Rey e comunque in classifica adesso Razzi Oglu eh, si porta a 57 punti che comunque eh, non sono visti, pochi però non sono neanche troppi visti che comunque in una gara ne, ne, ne dai mi sembra più 25, 60. 50 e eh, sì. 63 64 esatto, quindi... se non altro ha ridotto il distacco a meno di una gara ricordiamo e... che stava a più di 100 sì perché Bautista nelle prime gare ha proprio fatto quello che gli è parso e piaciuto e quindi ha dominato completamente invece adesso sono un po' rientrati in corsa in particolare Toprak e la cosa forse farà ulteriormente rosicare la Yamaha che lo perde l'anno prossimo perché come sappiamo sì. Toprak andrà in BMW e il suo posto sarà preso Ufficiale da Johnny Ray, Ray Johnny Ray che ha fatto tre terzi posti quindi il vecchio campione ancora lì costante magari gli manca la zampata per, per andare a vincere, però è, è ancora lì costante, sempre in zona podio staccatissimo in classifica. Insomma, ha qualcosa come 170 punti da recuperare su Bautista. Quindi non ha speranze di vincere il titolo. Però ancora lì davanti, ai quattro italiani: non tre. Locatelli, Bassani, Petrucci e Rinaldi che si stanno un po' muovendo anche in ottica mercato. Innanzitutto i risultati di Petrucci. Concentriamoci un attimo su. Sui nostri conterrani. Petrucci ha fatto due quinti posti in gara 1 e Superpole Race e purtroppo in gara 2 chiude settimo che per un problema tecnico che gli ha fatto perdere un paio di posizioni. un Pedrucci molto in forma in questo periodo dell'anno, adesso lo vediamo ad Aragon perché ricordiamo che hanno fatto i test un paio di settimane fa, era andato fortissimo. Lui era stato più veloce, era stato faio. più forte, più veloce in pista, quindi speriamo in questa prima vittoria di Pedrucci ad Aragon che lo porterebbe forse a un primato Ineguagliato, mai successo ineguagliabile, ineguagliabile perché. perché vince in MotoGP in, alla Dakar in America e se vince anche qui in Superbike, insomma, fa un bel filotto Ma di già vittoria Già aver vinto una gara di MotoGP e una tappa della Dakar l'ha reso l'unico al mondo e quindi lui vive con questo record, poi qualcuno magari lo eguaglierà, però intanto eh non, lo so, e intanto non però, è facile, e eh non penso, infatti. Comunque, eh, movimenti di mercato, Danilo rimane lì? Cosa fanno? Prossimo? Sì, Danilo Petrucci rimane lì. Eh, per quanto riguarda la Kawasaki, eh, si parla di Bassani, che dovrebbe essere il pilota più accreditato per prendere la, la Kawasaki ufficiale. Al posto di Ray, come detto, Yamaha, mentre, mentre Rinaldi, Rinaldi eh, è stato fatto fuori da, da Ducati a Aruba, perché il suo posto verrà preso eh, da, Bulega. da Bulega, che sale dalla Supersport. Quindi, prossimo anno punta a mettere il bastone fra le ruote a Bautista, uh, un Rinaldi che ha delle opzioni in, uh, ovviamente da, da valutare, tra cui anche un approdo in Moto2 nel Circus del Moto Mondiale. Allora, dico la mia, insomma, non si so, offenderà nessuno se dico che è anche giusto dare la chance a Bulega, perché Rinaldi quest'anno è settimo in campionato e non è dietro solo al suo compagno di squadra Bautista, ma è dietro anche ai due clienti Bassani e Petrucci, quindi Dispiace ha avuto diverse, dirlo, diverse ha avuto sfortune, diverse, sì, però sfortuna la sfortuna però... va aiutata. Insomma. Ecco, ecco. Diciamo così: un sono tanti comunque... anni che sta nel team ufficiale. Quindi... Un Bulle comunque ha vinto tutte e due le gare di Manicure davanti a Manzi e Ovviamente, Francese Ovviamente, parliamo De di Biz, super Sport, E quindi è davanti di, di, sessa, di una sessantina di punti rispetto a Manzi in classifica. Tu Ale sei preparato, vero sulla superbike? No, zero. Non ti abbiamo tirato in ballo perché sappiamo che non è esattamente il tuo pane. ecco. Sì, non la seguo molto. Quindi ecco. sono poco preparato. Ecco. Bene, allora andiamo <ride> direttamente col pezzo. Io direi che andiamo direttamente col pezzo. Andiamo direttamente col pezzo. Ce lo spariamo. Ci spariamo. Peggy Goo. Il momento immagine della puntata di Radio Rider di questa settimana è dedicato a questa modella che è, modella. una modella nippo-coreana, non ho capito di che origine è, però insomma va bene tutto, va bene a, noi, a noi va bene tutto. <ride> Vai. Rieccoci, rieccoci dopo Peggy Goo, questa è una canzone recente, una canzone recente che serviva per dare un po' di brio alla puntata di Radio Rider numero 28 della stagione 2023, sempre in onda su Radio Orte, sempre con Alessandro Labate che è pronto a, tra poco a entrare nel vivo della sua specialità, del suo pane, della supermoto. L'abbiamo invitato per questo, in realtà, anche se ancora abbiamo parlato pochissimo di quello, però mi sembra insomma che anche negli altri settori, altri ambiti ci hai potuto dare una bella mano, soprattutto per quanto riguarda la MotoGP. E adesso, prima, però la gara di domenica del campionato italiano prestige di cui noi siamo media partner, così come siamo media partner anche degli internazionali d'Italia Supermoto, mandiamo le dirette sulla nostra pagina Facebook Campionato Italiano Prestige a Ponte a Egola, pista di una difficoltà inaudita, veramente terribile, con canali buche. Insomma, io alla fine della seconda gara ho visto il nostro amico Alessandro Brugnoni, che è un altro di quelli che viene spesso come ospite eh, da noi qui in sede a parlare un po' dei motocross delle gare. E aveva la faccia stravolta, letteralmente ci cioè, guarda, non... alla fine non ci capivo più niente. Era di una difficoltà pazzesca. Si era segnata in maniera veramente importante, preparata in quella maniera. Comunque. Le vogliono. a questo terreno, così insomma, ci hanno riportato tanta terra soffice, quindi la fresano poi in maniera pesante, si scava in una, veramente tanto. Ci sono dei tratti veloci dove prendono quelle buche, penso a 90 all'ora su quei rettilinei, che solo la partenza è, è da panico. però insomma, è così. I piloti forti sono tutti contenti e quindi ben venga. C'era anche un discreto pubblico, ci cioè abbiamo pubblicato su FX Action delle immagini anche dei parcheggi pieni. Quindi, queste sono notizie. Le, le notizie più importanti dal punto di vista agonistico invece tutto secondo copione in MX1 con Alberto Forato che su queste piste da mondiale è di un'altra categoria, al prestigio nettamente più forte anche di, di Alessandro Lupino che l'ha ammesso lui stesso io qui contro di lui posso ben poco, infatti doppietta di Forato, Lupino due volte secondo, al terzo posto Simone Croci, mancava Arminas Iasiconis infortunato, ma non è l'unico perché gli infortunati veri, importanti diciamo, per la classifica, sono quelli che stanno in MX2. Mancava, per infortunio, rimediati tutti nel giro di pochi giorni, Alexis Fueri, che era in testa al campionato e quindi salta questa gara e perde le chance di vincere il titolo. Manca anche Ferruccio Zanchi, che se è infortunato a una spalla era presente come spettatore. E quindi che succede? Succede che rimanevano dei cinque che erano in corsa per il titolo e ne rimangono in tre. Rimane... Kasvalk, l'altro pilota ufficiale della Fantic, Jan Panzer, che è il campione in carica, e Valerio Lata, che è l'unico degli italiani che era ancora in corsa. Valerio che domina la prima manche e invece in gara 2 ne combina... Peggio ha fatto di due tre mentre era primo, no? Sì, due cadute, la prima caduta mentre era in testa, la seconda mentre stava recuperando, quindi chiude solo quinto. Va male anche a Panzer che è partito male, tutte e due le mani ha dovuto recuperare, ha fatto un terzo e un quarto, mentre invece Valk con un secondo e un primo passa in testa al campionato e dice "Ciao ciao a tutti" se non succedono con cose scandalose citando le tue considerazioni, il titolo è praticamente in cassaforte e a me quello che ha molto emozionato e sorpreso è stato vedere le lacrime, non so se si sono viste in diretta, di Valerio Lata alla fine della seconda manche che piangeva disperato per questo risultato che ha buttato via, perché lui già domenica scorsa all'Europeo è caduto due volte mentre era in testa, in tutte e due le manche, è caduto di nuovo questa settimana ed era veramente così deluso, così affranto, Valerio non, non l'ho mai visto. Beh, veramente... sicuramente per lui è stata una stagione particolare perché ricordiamo che era partita abbastanza bene. Poi c'è avuto l'infortunio gli, gli ha fatto saltare delle gare di prestigio e di europeo. Eh, ha faticato molto per non operarsi. Insomma, si è rimesso in carreggiata, ha avuto dei buoni risultati e poi beh, qualche errore, ma ci sta. Insomma, ecco, è, per quanto riguarda è, il prestigio, è un percorso di crescita. A quello senz'altro. Lui ha dimostrato di essere il più veloce perché è quello che ha vinto Più Manche e è stato velocissimo sempre. Quindi è ovvio che c'è malcontento, disappunto, perché poi era il suo obiettivo. L'aveva detto a inizio stagione voglio vincere il campionato italiano e invece vincerà sicuramente la classifica solo per i piloti italiani ma è ovvio che, che l'obiettivo vero per questi piloti è stare davanti anche agli stranieri vedremo comunque, manca ancora una gara che si correrà alla Malpensa il 30 settembre, primo ottobre quando contemporaneamente ci sarà il trofeo delle regioni supermoto e qui lancio la palla, andiamo col pezzo perché tra poco cominciamo a parlare della Supermoto con il nostro ospite Alessandro Lapate. Tu di motocross ti interessava dire qualcosa, volevi commentare la situazione del prestigio? Lo segui? Conosci qualche ragazzo? Ma sì, eh, parlando di Valerio, quest'anno diciamo, fatto... cioè, sta, sta crescendo molto. E peccato insomma, per l'infortunio che ha avuto, che l'ha un po' diciamo, frenato per la rincorsa al titolo dell'Europeo. E, diciamo anche per quanto riguarda il campione italiano però comunque cioè, ci sta il motocross è così è molto rischioso insomma è molto facile infortunarsi cioè, fa parte insomma, della, della disciplina però sono, cioè, io credo in Valerio perché comunque ha un grande talento e sicuramente si rifarà il prossimo anno Oh, questo è vero, molti addetti ai lavori sono proprio convintissimi delle, delle sue doti Che riesca anche a sfondare a livello internazionale Noi ce lo auguriamo, KTM è una di quelle che è convintissima delle sue doti Tant'è vero che lo tiene stretto e lo messo nel team Beddini Sotto comunque sempre il controllo, l'occhio vigile beh, di Decarli e in... Cairoli Esatto, quindi beh, si allena con loro Poi esatto. penso che il loro obiettivo sarà ora vedere un attimo come va a finire la storia Evers Adamo Ma in un giro di un paio d'anni Ah, ma speriamo. speriamo, comunque no? diciamo che noi a Valerio è, è borne, un ragazzo così, così bravo, così educato lui e la sua famiglia che veramente gli auguriamo tutto il meglio possibile, come anche a Ferruccio Zanchi che è un altro bravissimo ragazzo che abbiamo avuto la fortuna di conoscere in questi anni al Prestige. Adesso sì, la musica e poi Supermoto, prima però il classico del rock di questa settimana, abbiamo scelto il Neck con Mai Sharona, non Neck, quello di Laura non Mai Sharona, mai Sharona, the neck, neck, questa è adesso la pronuncia esatta, non la sua, so. voi conoscete l'inglese, tra l'altro non abbiamo ancora detto che Alessandro Labbate per fortuna, per alzare un po' il livello, per fortuna noi non siamo ripresi perché siamo Osceni, si è portato anche la fidanzata che insomma ci permette di essere, peccato non facciamo la diretta o comunque un'immagine stasera perché ci stiamo Sto... lavorando tecnico. Quando abbiamo lo studio nuovo tornerà Alessandro... vediamo solo lei, esatto. Alessandro lo cacciamo via. Allora, Supermoto, finalmente il vero motivo per cui abbiamo invitato Alessandro Labate qui. Allora, una disciplina che è sempre negli ultimi anni rimane un po', diciamo così, ai margini ed è un peccato perché poi dal punto di vista della, della gara, televisivamente parlando, adesso dirò un'eresia a qualcuno... Mi caccerà, mi toglierà il microfono. Ma la gara di Supermoto da vedere in TV è anche più bella della gara di Motocross. E te lo dice uno che comunque segue le dirette TV, sia per il Motocross che per, per la Supermoto: perché è più breve, perché i distacchi non sono enormi e perché i sorpassi comunque sono più. Eh, rapidi, più fulminei rispetto a quello che può succedere in una gara di motocross dove è così palese che uno ha più forte dell'altro che il sorpasso avviene e quasi mai ci sono risposte, possibilità di, di replica. Invece la Supermoto ha questi tre aspetti, però il problema fondamentale è che i partecipanti sono pochi e anche il pubblico comincia, anzi già da anni direi, si è un, un po' disamorato della disciplina. Eh, la domanda quindi a questo punto che ti faccio prima di entrare poi nel vivo della gara di Viterbo che si è corsa a inizio settembre, doppia gara su pista bellissima, tra l'altro è qual è il problema della supermoto, a te che lo fai da, da praticamente da quando sei nato? Ma diciamo che il problema della supermoto ultimamente è il fatto diciamo, della gestione dei costi, perché per quanto riguarda, diciamo, cioè già citando ecco, le gomme, eh, parliamo di quasi 400 euro a treno, e quindi un amatore che si vuole avvicinare insomma, a questa disciplina, e ovviamente fa fatica e quanto dura un treno, eh, diciamo, all'incirca sui 30 giri, 40 giri limite per avere comunque prestazione. Eh, dopo, comunque, gala e se devi fare comunque un allenamento in ottica gara per avere una performance, eh, ovviamente senza gomma, che è l'unico mezzo che ti collega all'asfalto. Eh, se quella è carente, insomma, non, non c'è un riscontro, ecco, eh certo. e quindi... quindi 30 giri a occhio, quanto so, due manche. Eh sì, noi ci Dove facciamo prove. facciamo un treno con un treno facciamo qualifiche. e Due gare da circa 20 minuti. Quindi <coughs> sì, sono una no, giornata di gara sì, sì. No. 400 euro. Schu, Solo quella, come. Diciamo, ecco, il, il problema è un po' questo. Perché comunque eh, piloti diciamo, professionisti ci sono. Il problema è che manca un po' il, il fondo, che comunque è l'amatore che si vuole avvicinare a questa disciplina, che ovviamente eh, fa, fa un quello po' quello che di... fa il mercato, poi alla sì, fine, no? Sì, è un po' questo, ecco. E perché poi ci dicevi anche il costo, il costo dei mezzi, il costo, de, il costo proprio l'acquisto della moto, la moto in sé è una Beh, moto da ehm, cross, diciamo che viene però, adottata, però esatto, diciamo, tutta l'elaborazione che c'è dietro? Perché, come tutti gli questo è ovviamente uno sport che è derivato dal cross nei primi anni del 2000, no? come tutti gli sport no, prima, che... anche primi anni 90, diciamo. Come tutti gli sport che derivano, all'inizio è molto popolare perché costa poco, poi è chiaro che l'evoluzione porta avanti la tecnologia sulle moto, eccetera, e dopo diventa di nicchia perché giustamente i costi si. si sì, perché la moto da cross la devi sempre comprare, cioè di partenza, più ci devi mettere tutto il resto, doppi dischi settaggi, motori e poi motori penso sia la, la voce sono che... proprio dedicate però sì diciamo che il problema è che eh, il fatto del motore è che tu comunque a parte diciamo TM che comunque vende un prodotto già racing che è buono insomma che, che comunque devi comunque riguardare un pochino per andare a partecipare a delle gare però tutte le altre moto quindi parliamo dei giapponesi sono, nascono moto da cross e poi all'incirca per fare una moto fatta insomma da italiano ci vogliono all'incirca sui 15.000 euro di accessori sopra, che possono essere sospensioni, parti insomma, di telaio, eh, motore, eh, parti elettroniche, che, che ovviamente servono perché se devi andare a, diciamo, a un certo livello. Oh, il problema è che c'è l'asfalto, quindi dove c'è l'asfalto, eh, il mezzo conta il di mezzo più. Il mezzo conta di più, che, 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 mentre rispetto al motocross, magari un pilota, un pilota insomma, che, che sa andare in moto. Con uh, giusto ecco, una, una, una sistemata delle sospensioni, poi andare a fare magari un campione italiano e, e sì, stare avanti, perché poi la gomma conta di meno. Cioè. Sì, perché il fatto è che poi, dopo là dipende la tecnica di guida che fa la differenza: che ci sono tre buche e lui non riesce a fare. ne riesce a saltare due, quindi fa una bu cioè, cioè, cioè due buche in meno. E... E eh, so due eh, sì. botte in meno sulle braccia, che eh, alla fine sì. della manche si Ma sente. la differenza: come d'altronde ha dimostrato Chicco Chiodi, che domenica corsa ha corso in Pontevola a 50, 50, 50 anni, ha vinto la Fast. 31 anni fa, lui, Livitz, la manche del mondiale. Per dare un'idea, 31 anni, va bene. E invece parliamo adesso un attimo della gara, entriamo nell'aspetto agonistico, perché a parte insomma, tutti i problemi di cui bisognerebbe, a cui bisognerebbe dedicare, direi, una puntata intera sulla Supermoto, come magari poter. Eh, trovare delle formule per poterla rendere più praticabile, però la gara c'è stata e Alessandro è uno di quelli che corre poi a certi livelli perché quest'anno è stato inserito nella classe S1 Pro, cioè c'è stata questa tra virgolette riforma delle categorie e la classe S1 che è la classe regina, quella più importante dove l'anno scorso correva Mark Schmidt che è il campione del mondo, dove comunque corre Elia San Martin che sta nei primi 5 del campionato del mondo ed è il campione italiano per dare l'idea del livello ci sono i piloti migliori c'è questa S1 che si divide in pro e fast fast come nel, nel motocross sono quelli leggermente eh, meno veloci la serie b diciamo senza nulla togliere e la pro è la serie a ecco questa è un po la cosa alessandro è inserito nella serie a quest'anno ha chiuso il campionato al quarto posto In tra l'altro sì. sei soddisfatto di questa stagione guarda sì eh, sono sono soddisfatto ma si poteva fare meglio perché diciamo quest'anno eh, non dovevo correre per un problema di, di sponsor che ovviamente sono fondamentali per, per, per fare questa disciplina. E ho trovato insomma, un aiuto eh, quasi po poco prima dell'inizio stagione che diciamo, mi permetteva insomma, di coprire le spese de delle iscrizioni, delle gomme, insomma, de delle trasferte. E sono, ho partecipato ovviamente al diciamo, campionato con una moto abbastanza vecchia, una moto del 2019. Eh, che comunque eh, diciamo, andia andiamo a competere con, eh, con case ufficiali quindi di ufficiale, ufficiale, onda red moto e eh, sono soddisfatto dal lato diciamo, delle possibilità che avevo insomma, eh, nel senso che comunque in quarto posto con eh, una moto non competitiva come le altre sì per quello sono soddisfatto ma eh, eh, sono sicuro che si poteva fare molto meglio con eh, una dotazione tecnica diversa, sì, sì, quello sì. E però, ultima gara comunque, pista di casa a Viterbo, non, non facciamo segreti: lavori lì dentro. Praticamente i nostri amici Valerio, Luca, quando vanno a fare le gare con coi kart, spesse volte ve li, ve li sistema Alessandro quando andate dentro a fare a sportellate. E la gara finale a Viterbo, dicevo podio, quindi il risultato incredibile lì. S sì, dai, l'ultima gara di campionato è stata una delle gare più belle diciamo, che ho fatto in vita mia perché fare podio in S1 è per me diciamo, un sogno da, da quando ero piccolo, Insomma da prima di, di iniziare a correre col Modard. E aver fatto podio la ecco, scorsa settimana è, ho coronato ecco, un sogno e che poi è stata, è stata abbastanza diciamo, combattuta con, con un bicio Bartolini. E mi sono trovato ecco, in seconda posizione per quasi tutta la gara. Poi, alla fine, con un po' più di esperienza, mi ha, mi ha, mi ha fregato. Tuttavia, ecco, l'ho terminato in terza posizione è bellissima, è stata veramente emozionante. Ed è stata anche bella da vedere, te lo dico per chi eh, come me era lì e la vedeva un po' in televisione e un po' dal vivo, perché dovevo seguire tutte e due le cose. È stata veramente una bella battaglia, anche grazie al fatto che la pista nella conformazione di domenica aveva la parte short track. Ed era veramente spettacolare. Uno sterrato lungo, molto tecnico, molto difficile. E potrebbe essere anche questa un po' una formula per rendere più vivace diciamo, la specialità. Sì, diciamo che la, la, la pista di domenica era veramente divertente perché praticamente eh, c'era un po' in mezzo anche un po' il dirt track, Insomma, la, questa non nuova specialità, però che comunque sta prendendo un po' piede adesso. E dove c'era diciamo, una parte di, di sterrato con classica, con, eh, con appoggi e salti panettoni doppi e poi diciamo, la maggior parte del tracciato off-road era mh, praticamente fatto da, da, da terra battuta, quindi senza appoggi, dove tutte le curve venivano aff, diciamo, affrontate di, di traverso e diciamo, con, era molto difficile diciamo, avere il controllo della moto perché c'era poco grip e serviva molta sensibilità, sensibilità nella guida e quindi torna giustamente in auge la bravura del pilota e comunque la sensibilità e lì ha fatto la differenza rispetto a quando conta più la moto no? eh sì, sì, lì diciamo che viene un po' azzerato tutto nel senso che comunque il troppo motore non serve e anche a livello ciclistico non, non serve tutta questa performance è tutto un fattore di, di sensibilità che, che insomma cioè non, non puoi neanche. a tuo favore sì, dai. non puoi ne aggredirla troppo né andare troppo piano, devi sempre insomma averci un feeling, un feeling molto delicato e però farla scorrere molto perché ovviamente devi andare forte, ecco. Pezzo? Sì, pezzo, poi andiamo in pausa per dare spazio ai nostri capi di Radio Orte. Il pezzo che abbiamo scelto, anzi, che ha scelto, è Alessandro Labate, perché è Travis Scott con K-Pop, questo è quello che piace a lui. Dunque, abbiamo sentito Travis Scott con K-Pop. Prima di sentire la prossima canzone, che è in un'altra lingua, eh, che comunque no, ci piace, ci piace. La sentiremo dopo ed è. Sta... Ah, scherziamo. Io mi sono laureato a Napoli, lo continuo a ripetere. E poi, tra l'altro, una canzone che mi piace, poi la scelta Emma, quindi a maggior ragione, gliela faremo presentare a lei. Quindi preparati alla fine del pezzo che dovrai lanciare la canzone perché sai il titolo, noi no, quindi dovrai dircelo studia. <ride> e intanto continuiamo a parlare di Supermoto. Continuiamo a parlare di Supermoto con Alessandro Labate e della disciplina. Abbiamo detto insomma, dei, dei problemi fondamentali, cioè i costi, eccetera. Abbiamo parlato della gara della stagione di Alessandro che ha chiuso il campionato italiano internazionale d'Italia. Questi sì. Supermoto al quarto posto eh, Programmi 2024 Possiamo già dire qualcosa? Ma diciamo che attualmente mh, Ancora cioè, Ci sono delle opzioni ma ancora non c'è nulla di, di, di confermato Sicuramente è quello di fare uno step eh, tecnico Quindi di cambiare moto e, Per affrontare insomma la nuova stagione E poi vediamo Ancora è un po' tutto In costruzione ecco Hai comunque un sodalizio storico Diciamo con, con Maurizio Lucarini che è uno dei più grossi esperti che ci sono nella supermoto italiana, cioè lui è uno di quelli che c'è stato veramente fin, fin dalle origini della, della specialità e quanto può essere importante la presenza di uno così uh, al tuo fianco? Sì, eh, diciamo che Maurizio eh, penso non, non finirò mai di ringraziarlo perché è stato lui che insomma, mi, ha, mi, ha, mi ha dato tutti gli insegnamenti, e, e tutti gli insegnamenti necessari insomma, per, per arrivare fin qui che comunque per me è, è, è già un, un traguardo perché, comunque, partire dal niente e arrivare, e arrivare fino a dove sono arrivato ora sono, sono, cioè sono molto contento. Ma si può fare an ancora tanto perché, comunque, la strada è lunga. E, comunque, grazie, grazie a lui, che, diciamo, lo ringrazierò ecco a vita perché, comunque, avere una persona a fianco come lui. Che comunque ha un'esperienza, diciamo, lui va in moto insomma, da quando è nato, e con l'età che c'è, insomma, è come se fosse un libro e, e per me è fondamentale. Ecco. Tra l'altro, poi Fabrizio Bartolini, che è arrivato secondo quest'anno in S1 a 45 anni, tu ne hai 25. Se non sbaglio, quindi c'hai ancora una ventina d'anni per migliorare. Ancora ce l'hai abbastanza <ride> sì, 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 di dai, tempo, la, la, la strada, la, cioè il tempo ce, ce l'abbiamo Il tempo so non va, è bene. dalla tua. Sì, 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 sì. Tornando invece al discorso specialità supermoto, parliamo un po' degli albori. Mi è venuta in mente questa perché abbiamo parlato di, di Maurizio Lucarini, che è uno di quelli che questo tipo di gare le ha fatte. queste che ti sto per dire, cioè le gare quelle che hanno un po' visto la nascita della supermoto, nel parcheggio del supermercato, no? queste, queste cose così improvvisate, potrebbe essere. Questa è una formula per riavvicinare, no? se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, la classica, la classica frase, per riavvicinare Beh, per il pubblico sia, alla supermoto. Per quanto sia eh, molto più facile convincere la fidanzata ad andare a vedere una gara di supermotard e una gara di motocross in mezzo al fango. Ecco. Sì, quello sì, però a mira di sole sulla tribuna in lamiera anche quello c'ha, eh, comunque eh. Zo, poi per carità, Il bar delle piste di del Supermoto è sicuramente più comodo di quello delle piste da cross, <ride> E, e, anche, quello... i bagni, e anche i bagni anche i bagni sono più puliti, sì. E sì, al... Supermoto circuiti cittadini, pro o contro? Eh, diciamo sarebbe molto molto, cioè, molto figo il, diciamo, il cittadino e tipo un po' come la, la gara che c'è Al Sester che abbiamo fatto al Sester è molto molto bella, Ma però la volevo chiedere. Il Sester diciamo è un posto un po' lontano dove, Cioè un posto di montagna Abbiamo fatto nel 2017 Che è stata una bella gara Avevo vinto pole position Gara 1, gara 2 Avevo vinto un po' tutto e il, Però il problema è che Sestrier Rimane diciamo, una località di montagna E non è molto affollata cioè, diciamo, Secondo me l'obiettivo sarebbe Quello di farlo in, nelle, diciamo, no, nelle grosse città Dove c'è comunque gente che si trova lì per caso E... E po Un po', po, po tipo il Super Mario Cross. Sì, sì, quello, quello sì. E, mh... Io ricordo, eh, Mark Schmidt, campione del mondo de della specialità, l'anno scorso in un'intervista mi disse, mi citò una località in Germania dove fanno gara praticamente sul circuito cittadino, non ricordo come si e chiama il... Sankt Wendel o qualcosa del no, genere. Eh, eh, C'è adesso l'8 e il 9 novembre il superbiker a, a Mette. Mette è in Belgio, lui mi parlava di una gara in Germania ah. che, che si corre dentro le strade della città praticamente e dico ma scusa ma non è pericoloso quei marciapiedi, quei paletti, dice cioè, no vabbè. Casomai mettiamo le scianno con le balle di paglia. Questa è stata la risposta. Ora mi sembra un po' approssimativa, ecco come. Sì, diciamo che in Germania a livello di sicurezza non sono molto cioè non, non la considerano molto, insomma, come, come in Primo meno, come, come, come facciamo qui, da noi. Secondo me la, la cosa diciamo principale, cioè, mh, sì, è di fare comunque una, una cosa spettacolare in città con, con il circuito cittadino, che, che poi è anche molto figo, perché a livello insomma, parlando da pilota. Eh, mette un po' a zero tutti diciamo, i piloti perché ovviamente c'è cioè una pista nuova che non conosce nessuno cosa che magari eh, da noi eh, per dirti che ne so la prima gara è a Ottobiano e stanno magari un mese due mesi prima fissi a girare sempre a Ottobiano e ovviamente un pilota che sta eh, più risorse e riesce sì, certo a sviluppare sì, meglio il eh, pacchetto sono, sono piste che comunque sono distanti parliamo di 6-7 ore di, di auto e è un po' più difficile mentre ecco un cittadino parti da zero cioè la pista è uguale per tutti, nessuno l'ha mai vista e lì risalta l'abilità del pilota a interpretare un po' la pista che, che, che è molto bello però c'è anche il lato sicurezza che non è da sottorotare perché ovviamente c'è diciamo, la possibilità comunque di organizzare eventi spettacolari con la sicurezza, insomma, con via di fuga e tutto. Una soluzione secondo te ce l'hai in mente? Cioè, se ti dicessero organizza tu un circuito cittadino, O comunque una gara cittadina di supermoto, tu ci avresti un'idea di come poter trovare il giusto compromesso? Allora, diciamo che eh, magari parlando un po' da, da organizzatore, eh, sicuramente una gara cittadina costa. Molto di più rispetto a, a una gara che si fa su un circuito perché, ovviamente, c'è una, una preparazione diciamo, del tracciato non indifferente, cioè devi crearlo da zero. Mentre se vai in un impianto già, già pronto, certo. eh, ce l'hai. Però, secondo me, con una buona organizzazione, con, con una buona. Che comunque, diciamo, abbiamo dei, secondo me, quest'anno il promotore che c'è, FX Action, è, è comunque da alto livello, cioè anche come esperienza di gare, di gare passate e si può fare comunque si può fare qualcosa di, di figo che può che può comunque riavvicinare il pubblico mm. A te sei stato mai tu? A te no, ci voleva andare Ma il problema è che ci sono le iscrizioni chiuse Perché so, mi sembra sono 450 piloti Fino a 450 piloti Aperta da... 450 piloti non, noi non li facciamo in, Penso in due anni di campionato eh, insieme. Sì, perché vengono un po' da tutto il mondo E c'è anche diciamo, Ci sono anche molti amatori Diciamo, eh? Cioè raggruppa un po' tutto Che poi dopo con, con mancia e eliminazione arrivano insomma alla, finale. alla super finale. Che, che quest'anno, diciamo, è insieme al, al mondiale supermoto. Ah, quindi è, farà, sarà gara di mondiale? Mette. No, ci sarà, a me, ci sarà il mondiale supermoto, sempre lo stesso weekend. Che è sempre diciamo, staccato: sarà prove libere, gara 1, gara 2 e, e finale diciamo, a parte. Poi i primi 15 della, della finale del supermoto, della classifica finale, passano. Alla finale del METE, del Superbiker, super sì. okay. lì ho visto dei video. Per esempio, su YouTube vedi veramente i piloti che passano con la testa accanto ai spettatori che stanno seduti sul muretto, ai piedi degli spettatori, cose cioè, <ride> sì. del genere praticamente. È dentro la città, dentro il paese. Ora non so sì. eh, come è effettivamente è dislocata la cosa. So che Fiorentino c'ha un negozio lì. Che È un pilota che viene spesso a correre anche il campionato italiano, un pilota belga. Tuttavia, c'è questa pista che è un po' incomprensibile, ma c'è questo fascino straordinario. Sì, sì. Loro, loro se, se, vedendo dei video insomma, su internet, Loro creano un evento che è, fa, fa, è pazzesco, che riescono ad avere tantissimo pubblico perché comunque creano mh, diciamo, tanti spettacoli, concerti, freestyle, un cioè, diciamo, weekend, weekend lì è cioè, per uno spettatore, è, è tanta roba, diciamo. Allora, microfono a Emma Ci devi dire che canzone stiamo per sentire Allora, non la pronuncio mai bene eh? Sicuro meglio di noi <ride> Mi <Me> stai prendendo <ride> di... Di... di Liberato Di Liberato, di liberato. Ecco. vai, vai con la Io il futuro prima lo immaginavo me. Liberato, Liberato Mi stai prendendo a C'era una mo che mancava e va, va, bu va buono lo stesso la, la, la abboniamo Dunque, liberato anche lui in, in questa puntata infinita di Radio Rider numero 28. Ma insomma, non è ancora finito quello che dobbiamo dire, cioè, e manca ancora tutto il notiziario. Qui stiamo qua, Guarda, ci prendiamo la pensione. Mi dovrei dare una mezz'oretta per il notiziario, eh? ce l'hai? Intanto parliamo col tecnico Valerio, perché anche lui è stato uno dei grandi protagonisti di questa, di questa domenica agonistica a tutto tondo. Perché è stato a Maggiore al campionato italiano motocross Epoca, ultima prova. Dove hanno corso tra gli altri Tony i veri Cairoli, protagonisti Chris Purcell, Mike Brown e Doug Dubak, Ma c'eravate pure tu e l'altro nostro portacolori del motoclub sì, Valle Fanta Uzza, ragionando con, la, moto, con eh. venendo, la sua moto. Venendo giù, facevamo. Certo che non ce li siamo inculati per niente, Cairoli Purcell. C'era la sessione autografi, niente, niente, niente. Ma, vabbè, ma eravate voi lì i personaggi, insomma. Vabbè. Eh. No, comunque è, Fattauzzi è anche schierato al cancello accanto sì, sì. a Cairoli con loro da, ma... davanti a Purzella da... all'uscita. Eh, a c'è una foto in uscita di pista che lui è davanti a Purzella. <ride> tu la tienitela, che la, la può dire come esatto. Fabio Cornaggia ragazzi? Fabio Cornaggia, dopo te la racconto. Alessandro, che tra l'altro è andato fortissimo. Però... Fabio Cornaggia è andato fortissimo per errore. Un giornalista della provincia di Lecco ha letto male la classifica e non si è accorto che erano due categorie diverse, ha visto che Cornaggia aveva più punti di Cairoli e Purcell, titolo del giornale, clamoroso Fabio Cornaggia batte Cairoli e Purcell, e tutto l'articolo dedicato a questo era un talento, e l'ha dimostrato mettendosi dietro campioni come Cairoli e Purcell. Quando uno Vabbè. è informato. Eh, sì. Vabbè, dai, raccontaci l'impatto con Maggiora, tecnico. Eh, Maggiora, eh, vabbè, l'impatto è stato un po' come baciare la più bella della classe, no? Dicevo, oh, cazzo. A te ti è io, capitato, quindi be no, beato no. te. Io la bacio, però, che faccio? Sono lì fermo, gli tocco il culo, che faccio? Oso un po' o no? Alla fine, poi abbiamo fatto il nostro. È andato bene perché l'obiettivo numero uno sempre più importante dopo i, i fatti di Montevarchi era sempre comunque portare a casa, a casa tutto. la pelle tutto. e tutto. È andata così, è andato bene, ho fatto un decimo assoluto, un quarto di, di categoria che non guasta. Mancava un po' la spinta emotiva del Buzzicotti purtroppo a dire è andato buco. Se non ci sto io, sti <ride> ragazzi, non i risultati bandano. non vi... Io vengono. penso sia stata la miglior gara della tua vita, considerando i risultati e tutto. Sì, sì, vabbè, cioè, oh, molte marchi... Era andato molto peggio rispetto a Maggiore, sì, eh? ma a Montevarchi ovviamente la moto anche era anche molto peggio di Maggiora Perché adesso la moto cioè, aveva tutte le sospensioni fatte, motore fatto, carburazione al top Non lo diciamo quindi... a voce alta, se no, Pagliaccia deve fare clamo Esatto ecco. e... Però, insomma, Anche il mezzo era al top, quindi c'erano tutti i tutti crismi, diciamo Quindi è andato bene Vi siete divertiti? Ci Bravi. siamo molto divertiti, ovviamente l'organizzazione... È... Sembra quasi quella di un mondiale perché tutti precisi, l'impianto, ma anche dopo le docce, i bar, tutti i servizi che hai, insomma, è, è veramente un'altra cosa rispetto a quello che può essere un regionale. Eh e, e si respira aria di festa e è, è una festa, diciamo. E Puoi dire se è stata o no la pista più bella su cui hai mai girato? No, forse non posso dirlo, ma perché non, non l'ho vissuta forse appena? Appieno, insomma perché se, se, la, se la vivi sempre con un minimo di timore no? prendi le cose con le pinze alla fine forse ti diverti anche meno di sicuro la più difficile perché a un livello di tecnicità in ogni angolo in ogni curva in ogni discesa c'è una difficoltà che forse non trovi nelle altre piste nemmeno mischiandole quindi quello è la difficoltà più grande anche tu hai avuto quando ci hai girato la stessa sensazione? ma io non essendo un gran saltatore mi hanno fatto impressioni salti perché comunque erano salti da mondiale con le rampe in una certa maniera lunghezze in una certa maniera però secondo me la pista più difficile dove ho girato rimane sempre la vecchia cingoli non quella da adesso eh. ma eh. quella di prima questo lo dimostra il fatto che non, non, non mi ci ha mai portato. No, non ma ci vuoi venire. Non è, non è pista per te. E no. Non ci siamo andati. E intanto, Maggiora, e anche quella è fatta. È lì, archiviata. Pensa. Ale, dai, dai, a te la tua pista. Tu, che ti alleni tanto col cross, ovviamente, per, anche per, credo per ragioni economiche, perché allenarsi. non ci hai mai girato con la moto da strada. Ma penso che allenarsi con la moto da strada sia più impegnativo dal punto di vista economico. Pista preferita? Allora, per quanto riguarda il motocross, eh, diciamo ci sono molte piste fighe al nord che non, non sono stato. Quindi ancora non ho un, um, un quadro generale un eh. quadro generale. <ride> Però per adesso Fermignano è quella che. Diciamo, è mi, mi sta, sì, sta veramente. Beh, veramente Ferminiano è particolare. Diciamo, tutto quel dislivello da sopra a sotto è particolare. Sì, no? cioè, cioè, quando arrivi al punto alto della pista, c'è diciamo, cioè la casetta dove fai l'ingresso, che la vedi piccola come un pallino. Ecco. E, e poi anche l'ultimo pezzo giù in fondo, quando risali sul salitone. Che porta alla partenza, è una bella salita, quella eh? sì, sì, sì. vabbè, nessuno mi ha detto sanatoia che mi rimane nel cuore a Non l'ho mai provata, quindi mamma mia dovrei provare La voglia è bella però non non c'ha le difficoltà dei cingoli per, per Vabbè, perché ha, non c'ha i ha salti, salti pericolosi esatto. ammazzasse che c'aveva cingoli adesso non più però però un fondo secondo particolare secondo me la era insuperabile sei di parte perché abitavi a 5 km ma ci ho girato due volte una volta mi ci sono anche lasciato mezza spalla quindi questo per di va bene dai musica musica ancora musica con Visions of Paradise la canzone di Mick Jagger scelta per parlare del paradiso del crossista cioè Maggiora e il buon tecnico del sarà andata a vedere e poi il notiziario. Capolavoro di Mick Jagger Visions of Paradise per lanciare il notiziario di Luca Buzzicotti in forma ridotta per lo sciopero dei giornalisti, no perché non abbiamo tempo. È ridotta. Velocità, velocità vai, doppia tripla. la sigla, vai. Se parte. Eccola. Sono qui TG Radio Rider su Radio Orte, partiamo le notizie. Moto 2, vittoria di Pedro Acosta davanti a Vietti e Lopez, eh, mentre in Moto 3, vittoria di Alonso davanti a Masia e Onciu. Per quanto riguarda le classifiche, Moto 2 davanti ancora a Costa davanti a Arbolino e Dixon, Arbolino ormai si è perso, Voveraccio eh, non trova più la quadra, Olgado rimane in vetta alla Moto 3 davanti a Sasaki e Masia. Per quanto riguarda invece Super Motocross la prima finalissima del campionato, questo nuovo che accorpora ah, è la finale dei campionati americani, in pratica, sì. o, tipo un milione di euro di dollari in palio o qualcosa sì, sì. del genere. E che accorpora Ma nel frattempo, super cross, zanzare, super cross e... e motocross tradizionale, vittoria di Sexton che vince tutte e due le marchine 4,50. Ah, scusate, quindi si rifà. Rispetto alle botte che ha preso tutto l'anno da Jet Lawrence il e National. Nel National, quindi va a vincere questa prima gara davanti a Roxen e Ferrandi, mentre nella 2.50 uh, vince Yoshimoda davanti a Vial e Digan, poi uh, movimenti di mercato per quanto riguarda il supercross: con Shimoda che va in onda, e uh, il figlio di Voland, Max Voland, che va in Kawasaki. Mm. Poi abbiamo italiano enduro. Si è conclusa il campionato. Eh, hanno corso, se non sbaglio, a Buano Te Terme. Dalfo Terme, in zona di Brescia. Esatto. Vittoria nell'assoluta di Holcomb in tutte e due le giornate davanti a Verona. Eh, eh, no, Verona ha vinto la seconda assoluta. L'ultima ha vinta Verona. Sì. Quindi hanno fatto una e una, eh, però, però in campionato titolo. va a vincere Holcomb 175 punti contro i 164 di Verona terzo McDonald. Eh, per quanto riguarda le classi ve l'andate a vedere su FICR, Federazione degli Acrometristi. Eh, e, e tutto il resto. E vi andate a vedere tutto il resto perché non abbiamo tempo ragazzi. No, no, no non... siamo proprio in corsa. Trial delle Nazioni, la quando sale sul Pullman. Trial tempo. delle Nazioni, l'Italia era nella finale A, diciamo, no? Quella de delle migliori cinque nazioni. Eh, vince la Spagna, ovviamente, come da penso 15 anni o 20 anni a questa parte, davanti alla Francia. Terza, l'Italia, agguanta il podio, benissimo. Con il nostro terzetto Grattarola, Petrella e Tornur. Bene, eh, grandi. Poi, tanto già un podio alle Nazioni, l'abbiamo messo tutta là. Ah, Casa Dei campione del mondo della moto E quindi vittoria italiana per quanto riguarda l'elettrico il eh? moto mondiale. No. Vabbè, battuta terribile, vai. <ride> <Vabbè>. <ride> Test della MotoGP: Honda e Yamaha non portano miglioramenti, infatti, i e Quarter erano contentissimi. Vietti va in KTM, Moto2 approda nel team Aio. O Aio è Sardo, non lo so. No. no andiamo avanti con andiamo questa avanti. ironia pietosa prego <ride> Marquez molto vicino a Gresini l'abbiamo detto anche prima ma ve lo riconfermo Burega che va in Aruba ve l'ha già detto Bassani che va in Cavasai ve l'ho già detto che sto di tutte le notizie che ho già detto praticamente Tony Cairoli a Corsa a Maggiora non l'abbiamo detto abbiamo detto, detto come abbiamo non? detto ah, siamo stati 10 minuti a dire, a dire che Fantauzzi non se l'ha inculato è andato a, a, a alla continassa trovare la Juventus, della Juve sì, quindi sì, dopo Pogba un... prendono lui a centrocampo <ride> a questo punto ultima notizia il, il, il supercross mondia, mondiale supercross organizzato dalla FMI con il promoter australiano cancella tre date quindi già si sta sgredolando il campionato mi dispiace ma come ha detto qua tutte bugie ci pensiamo eh, invece noi. Germania Singapore e Thailandia saltano, saltano vabbè Squadre per le Nazioni, la Germania con Roxen che torna a fare le Nazioni dopo una quindi, vita. questa è grande notizia. Ale, noi abbiamo il Fanta Nazioni. Quest'anno cioè, partecipi? Quest'anno la fai la squadra, per forza. Bisogna scegliere Vai. un pilota per ogni, per ogni categoria più una squadra con le varie quotazioni. C'è cioè, una, eh, una cosa tipo fantacalcio, non so se Fanta Calcio. Fanta Calcio col motocross delle Nazioni, praticamente. È una figata, quindi sei obbligato a Vai. partecipare anche tu. A proposito, Super Supermoto delle Nazioni, che si sa? E ancora non è stata pubblicata la squadra ah, e okay. ancora non, non c'è niente di aspettiamo notizie Speri? e no si, sicuramente quest'anno no però dai, visto, dai. Lavoriamo un altro posto da posto dai. Sì, tocca sperare che la febbre ha dato insomma <ride> qualcosa così cioè, non può avvenire va bene dai speriamo comunque puntiamo più che speriamo e vabbè ultima notizia l'EOC che Continua. Infinito, infinito. allora. Abbiamo fatto anche la storia su, radio, su, su Instagram, una delle pochissime della nostra storia su Instagram. Ho Qual è il stato quiz. il primo anno che ha corso? Qualcuno ha risposto, tra l'altro. Ho, ho risposto da solo. Io. <ride> Mi sono risposto da solo per vedere se funzionava. Eh. FX action. Credo che era stato Ricciotti. Che È stato Riccio, immagino sì. e poi niente e poi best. Vabbè, Nessuno lo sapeva, hanno indovinato? Sì, Ricciotti ha indovinato. Bene, ok. Anzi, Perché detto io c'ero Ricciotti. C'era Ricciotti. Era lì se, se lo vedeva passare 2001: a Namur: primo cross delle nazioni di Tanel e Leoc 2023 ancora in pista: 21 partecipazioni su 22. Ha saltato solo quella di Mantova del 2021. Penso Perché non c'era la nazionale o non era stato convocato. Non lo so, forse forse Giova e basta, smetti. Invece no, non smette più. Peggio di Totti. Pensa come stanno messi a talenti in Estonia. Fiducia, corre col figlio tra un po'. Sicuro. Mm. Allora, dai, chiudiamo con la canzone d'amore. La canzone d'amore di questa settimana, c'è musica, musica, la musica non finisce mai. Kings of Convenience con Miss Red e poi ce ne andiamo. Promesso. Canzone che va in basta, archivio, basta, basta, sei prigioniero. Questa, basta. In questa puntata, caro Buzzicotti, chiude, chiudiamo tutto. Basta così, poi non ve lamentate. Quando diciamo ah, ma non lo sentiamo, Radio Radio, questa puntata qui vale per un mese. Grazie a tutti, cari amici ascoltatori. Grazie soprattutto ad Alessandro Labbate che è stato con noi fino alla fine di questa puntata e ci ha dato una bella mano a portarla a casa. Quindi grazie e speriamo di rivederti presto. Grazie a voi per l'ospitalità. Sono stato. Cioè, avuto Se ti sei divertito. Sì, 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 Ci, ci riserò quando volete. L'importante è che si è divertita Emma, perché da quello Anche che ho capito Emma, è quella sì. che decide. Si è divertita apposta. Si allora decide. torni. Viene solo lei. Ah, se è candidata, viene solo lei. Benissimo. Allora ragazzi, appuntamento alla settimana prossima, come sempre, senza forzare. Un saluto a tutti, mi raccomando. Ciao. Ciao ciao.